siamo qui a Mangiaparole a presentare questa sera due libri. Accanto a me c'è Giancarlo Marino. Buonasera. E Pepito Catanzaro. La solidarietà c'è anche nel racconto che si intitola Decalogo del compagno di una sbronza, sì. Che nel leggere mi ha ricordato l'atmosfera dei racconti di Chekhov, che io adoro. E ecco, a cosa ti sei ispirato? Allora, magari forse lo c'è, come ho detto io. Allora, questo nasce da un episodio reale che riguarda uno scrittore, un mio amico. Una sera mi chiama, erano 11 di sera, io mi ero appena spogliato, stavo andando a dormire. Lui mi chiama, mi telefona. Usciamo, mi sono lasciato con la mia fidanzata, ma io stavo a letto, bene, ti sei svegliato, quindi vestiti e scendi e facciamo questo giro per Napoli fino al termine della notte, lui personaggio molto cecoviano, e da qui nasce l'ispirazione per questo decalogo del compagno di sbronza. Ve leggo due o tre perché sono un 17. In realtà sono 17 perché l'alcol è abbondante. Ma un compagno di sbronza beve sempre più di te, così non ti senti in colpa. Un buon compagno di sbronza guida sempre lui, quella sera lui infatti ci ha raccontato, guidava non a caso. Un buon compagno di sbronza non guarda mai la legge morale dentro di te, ma solo il cielo arrugginito sopra di voi. Un buon compagno di sbronze non ride mai di te, preferisce brindare con te. Questo che veramente. Allora, abbiamo detto che nel libro sicuramente c'è una sorta di ironia, diciamo anche di divertimento, come avete potuto sentire, però c'è anche in certe pagine una sorta di male del vivere alla Montale, e c'è una frase che mi ha colpito: sovrastandoti con la disperazione del vivere. Quella frase è una frase sostanzialmente appunto esistenziale. Non sono una persona che ha molta paura della morte o di questo, diciamo, di quello che ci aspetta dopo. Penso che le preoccupazioni, i pericoli siano molti di più al di qua della vita, o almeno sono quelli alla nostra portata con i quali possiamo e dobbiamo necessariamente convivere e confrontarci quotidianamente. È una tematica originale che è il mondo dell'editoria. È difficile che diciamo, uno scrittore parli del mondo dell'editoria, non ce ne sono molti di libri di questo genere. E è visto ovviamente attraverso gli occhi di uno scrittore esordiente, uno scrittore che si approccia per le prime volte rispetto a questa cosa, pieno di aspettative, di sogni nel cassetto, di attese. Si chiama Ernest Oppani, è un giovane dei nostri giorni che chiaramente, oltre a queste aspettative per il mondo dell'editoria, è però un giovane che ha, come tutti i giovani di oggi, contraddizioni, timori, paure, è un giovane un po' qualche volta anche angosciato, e però ha una voglia di inventare storie che possano suscitare proprio l'attenzione dei potenziali lettori. Lui si li vede proprio davanti, come se ce li avesse di fronte, come se fossero degli interlocutori quotidiani. La cosa originale è anche quella di aver inframmezzato la storia di Hermes con quella oggetto di un suo romanzo. Quindi ci sono delle parti che sono scritte in corsivo che sono quelle del romanzo. Il romanzo è inserito all'interno della sua storia. Quindi ci sono questi due piani molto originali, e devo dire anche, io mi faccio di essere sincera, non era facile, e quindi sono molto bravo, perché ci si poteva perdere ovviamente, no? A un certo punto non capiva più, a prescindere dal fatto della scrittura diversa, anche il modo le cose che si dicevano, invece è riuscito a farlo molto bene. Il titolo di questo romanzo nel romanzo è La finestra che affaccia sul nulla, bellissimo, ed è una trama avvincente ed è un romanzo psicologico, sì. Un giallo psicologico. Allora, Hermes, quindi il nostro scrittore, quindi non te ma l'altro, insomma il tuo alter ego, nello scrivere presta attenzione al mondo che lo circonda. Ad esempio sul treno assiste a un certo punto a una scena di tenerezza fra due donne con un ragazzino che è eccitato a questa vista, sono due donne lesbiche, quindi questo ragazzino che è così un po' preso da questa cosa. Ecco, ma anche tu nel tuo scrivere attingi alla realtà, quindi alla vita comune, alla vita, sì. Alle faccende che accadono. Prendo a prestito una frase che ho sentito qualche giorno fa durante una presentazione, c'era quest'autore, tra l'altro anche lui della Scuderia Homo Scrivens, Antonio Di Costanzo, che
diceva: io vado a razziare all'interno della mia stessa vita, perché chiaramente la prima domanda che viene fatta per un aspirante scrittore esordiente, chiedono quasi sempre se questo è un romanzo autobiografico. Io preferisco dire che praticamente sono andato a recuperare un po' di cose che mi sono capitate nella vita e ho cercato poi di trasferirle all'interno di questo racconto. E quindi ci sono delle storie che mi è capitato di vedere che ho trasferito poi chiaramente all'interno di questo romanzo, così come la storia di Hermes è un po' la mia storia, e ci sono tutta una serie di personaggi che ho avuto il piacere di incontrare che in qualche modo ho inserito all'interno del manoscritto. Bene, allora nella frase nel libro c'è una frase che mi ha colpito moltissimo, è sempre legata al discorso dello scrittore, perché loro sono degli scrittori e nei loro libri questa cosa la portano avanti. Sì. Aveva trascorso un'intera settimana a correggere il suo manoscritto, Hermes Stoppani, un lavoro che svolgeva prevalentemente di notte, quando il silenzio avvolgeva casa sua e poteva vagare tra le righe della sua storia alla ricerca di quel che non lo convinceva. Il volto e la personalità dell'ispettore Capuano cominciavano a mutare pagina dopo pagina. Niente muscoli da bodybuilder, ma fisico asciutto e discreta abilità nella corsa. Gli inseguimenti a piedi li fanno pure a Napoli, non soltanto a New York, aveva pensato, inviando un silenzioso vaffanculo a Pito. Tuttavia aveva assecondato le critiche del suo amico in merito alla situazione sentimentale. Vincenzo Capuano era fedelmente fidanzato da ormai 5 anni con una certa Donata Baile. Alla digitazione di quel nome seguì una lunghissima riflessione sulle caratteristiche di un personaggio determinante in un romanzo che, col favore dei lettori, sarebbe stato il primo episodio di una lunga e fortunata saga,